qui ho un punto di domanda che mi sono segnata. È di qua, sì, per forza. Ecco, là. Andiamo a vedere di che si tratta. Se è da registrare o meno. Aspettate, ho sentito qualcosa. Cosa c'è, Mimi? Manana, vede qualcuno a terra? Ok, si siede a registrare. Tieni duro, adesso ti aiutiamo. Devo aiutare gli altri. Non ti muovere. Voi non capite. Ho promesso che li avrei protetti. Se solo io sopravvivo, sarà stato tutto invano. Devo andare. Ehi, non essere ridicola. Eh? No. Io non. Ma sei seria? Come puoi salvare qualcun altro se non riesci nemmeno a stare in piedi? Vuoi farti ammazzare o cosa? Pensaci un attimo. In questo momento hai due opzioni. Puoi provare a salvarli per conto tuo, o puoi lasciare che ti aiutiamo. Quale ti sembra la soluzione migliore? Volete aiutarmi? Non so, dipende. Fossi in te, però non avrei tutta questa fretta di buttare via la mia vita. C'è una bella differenza tra essere disposti a morire e cercare di farsi uccidere. È una medicazione provvisoria, ma almeno riuscirei a pensare lucidamente. Scusa per l'ansia su essere un idiota senza tatto. Senza cosa? Ti sfugge il punto. Non mi sfugge niente. Oh, puoi stare tranquilla. Siamo tutti amici qui. Vuoi raccontarci cosa sta succedendo? Sì, va bene. C'è stato un attacco Keves. Non c'era tempo. Dovevo creare un diversivo, così mi sono buttata d'istinto. E poi è tutto confuso. È stato piuttosto avventato da parte tua. Eriku sembra come qualcuno che conosce. Comunque stiano le cose, sarà meglio affrettarci. Date le circostanze, i due compagni saranno probabilmente stati separati e staranno combattendo da soli. Sembra che qualche soldato in più ti farebbe comodo, no? Per il momento, facciamo quel che possiamo. Ci occuperemo dei dettagli più tardi. Quel che possiamo? Il mio nome è Fiona. Sono la comandante della colonia Mu. So che chiedere molto, dato che ci siamo appena incontrati. Ma vi prego, aiutatemi. Devo salvare i miei. Nessun problema. Missione eroe, sogni di cristallo. Tenete duro, sto arrivando. Forza, non c'è tempo da perdere. Oddio, qui c'è gente morta. Summer. Perdonami, non saresti dovuta rimanere sola. Tramandiamola. La sua voce merita di essere ascoltata. Va bene. Something so valuable here.
Se solo fossi più forte. Rimani concentrata. Non è ancora finita. Altri cadaveri. Sean ha protetto tutti. Deve aver sofferto molto. Fiona, lascia fare a noi. Sì. Grazie. È un po' sto shock la tipa. Povera! Sta trovando tutti morti! Ehi, stai bene? Che domanda del cazzo, mio! Piangere non cambierà nulla. Noah, mio, potreste prendervi cura di tutti? We can make use of this. Looks like a pretty rare specimen. I don't want to lose them. Non voglio perdere nessuno. Fiona. Beh, è stato divertente. Una bella battaglia. Già. E voi avete perso. Irma! Ma dov'eri? Scusa, stanno tutti bene? Fiona! Oh, Fifi! Mi stavo preoccupando così tanto! Siamo circondati. E piuttosto esausti. Uomini, mirate lo stendardo. È Fiona, la loro comandante. Te lo puoi scordare, bello? Dobbiamo andare. Tutti noi, sì. Non abbiamo bisogno di questi stranieri. Questa è la nostra battaglia. Ma i feriti? No, non è niente. Stiamo bene, possiamo continuare a combattere. Tranquilla, Fifi, ti preoccupi troppo. Alla colonia Mew combattiamo uniti. Vero, gente? Ragazzi. Fiducia nella squadra. Fiducia in se stessi. Fiducia nella vittoria. Uniti con il cuore. Ci riusciremo, insieme. Mamma mia, che vocine! Sono peggio delle mie! Spock!
razza sono troppo forti. Ritirata, ritirata. Ce l'abbiamo fatta. Fiona? Fiona? Fifi? Irma? Irma, voi tutti? Ce l'avete fatta? Grazie. Ovvio che ce l'abbiamo fatta. Le abbiamo promesso, no? Qualunque cosa accada, sempre insieme. Lance, ragazzi? Grazie per averci salvati. Ehi, va bene, stai calma. Non siamo sordi. Stavate andando via. Non potevo lasciarvi andare senza ringraziarvi a dovere. Anche se siete un Ouroboros, i traditori. Aspetta un attimo. No, no, non dovete giustificarvi. Siete i nostri salvatori. Hai ragione, avete persino guarito i nostri feriti. Già, non mi sembrate cattivi. Esatto. E poi, mentre combattevamo fianco a fianco, ho notato che vi fidate tutti l'uno dell'altro. Perciò... Ah, ti sei decisa, Fiona? Sì. Anch'io voglio provare a fidarmi. Voglio distruggere la nostra cornofiamma. Potete farci quest'ultimo favore? Mm? Non è un problema per noi? Ma come mai questa richiesta improvvisa? I non pombiandanti ci hanno parlato di una colonia liberata. E mi ha fatto riflettere. Nella vita deve esserci qualcosa di più che combattere di continuo. C'è una bella differenza tra essere disposti a morire e cercare di farsi uccidere. Sembra che tu ci abbia rimuginato sopra. Tutto questo deve cambiare. Io voglio cambiare. E voglio cambiare come stanno le cose. Buon per te. Sembra che tu abbia riflettuto per bene. Vi fidate? Hai lo stesso sguardo di quando ci siamo incontrati la prima volta. Faresti qualunque cosa per proteggere i tuoi amici, non è vero? Ottimo allora. Partenza per la colonia Mew. Questo se non sembrasse avere ancora dei dubbi. Puoi dirci perché? Ah, te ne sei accorto? Beh, sarà un po' più facile parlarne. Ci sono due problemi principali. Primo, dovrete trovare il modo di raggirare la Consul. E secondo, solo la Consul conosce la posizione della suddetta cronofiamma. Eh? Come fate a non sapere? Quella che vedete ora è finta. Finta? Com'è possibile? Oh, ma la Consul non è qui ora. Potrebbe essere il momento giusto per agire. Fiona, non è il momento di discuterne. Ah, già, scusa. In ogni modo, discutiamo dei particolari alla colonia. I nostri soldati sono stremati. Avremo bisogno di un po' di tempo per recuperare le forze. Queste sono per voi. Sono felice abbiate potuto tramandarli tutti. Mi ha davvero aiutato ad essere un po' più ottimista. Grazie mille. Mi spiace per tutte queste richieste. Vi aspetteremo alla colonia Mew. Non metteteci troppo. I see some relations have changed. Così tanti fiori!
Ma non è entusiastissima! Ragazzi, vi stavamo aspettando! Questo è fantastico! L'avete fatto voi? Io... sì, siamo stati noi! Pettiamo seme per ogni amico a cui dobbiamo dire addio. Oh cielo, ma sono tanti! Hanno continuato a crescere col tempo e ora... ah, ok. È bellissimo, ma... pensa un po' a tutti quelli che sono caduti. Non fare nulla è come morire. Non avremo un domani se non riusciamo a vincere. Ma non vogliamo nemmeno dimenticare quelli che erano qui con noi. Quindi è per questo che hai gli occhi lucidi. Che cosa? No, è il polline. Non serve molto per far aprire i rubinetti alla comandante Pignuna. Sembra tu ti sia presa molte responsabilità. Non ti stai iniziando a pesare? Un po'. Vorrei solo non essere così rammollita. Puoi mollare quando vuoi, lo sai? Puoi sempre decidere di lasciare le cose come stanno. Non cambierebbe quello che pensi di te. E questo vale per tutti noi. Grazie per le tue parole, Irma. Voglio bene a tutti qui, alla colonia Mew, dove vi ho incontrati. E da quando l'ho capito, il futuro sembra meno buio. Ma è proprio per questo che non posso scappare dalle mie responsabilità. Capisco. Qualunque cosa accada, mi fido di te. E anch'io mi fido di voi. Tutti i capi squadra sono riuniti. Possiamo iniziare l'assemblea quando volete. Ricevuto. Arriviamo subito. Ma prima, Fifi... attacco solletico! Smettila! Rilassati, Fifi. Lasciati andare. Sì, ora è tornata in sé. Aspettiamo nella piazza. Ah, me la farò pagare, vedrete. Capiamo. È difficile che la Consul ce la faccia passare liscia con la cronofiamma. Qualcuno di certo ci rimetterà la vita, ancora una volta. Vi prego, fate quello che potete perché non sia Fiona. I see some relations have changed. Lo facciamo veramente adesso? Quei Kevis si stanno ancora girando da queste parti. Chi si sta girando? È enorme! Sembrava che qualcuno si stesse lamentando. Tutto a posto qui? Certamente, vero Talo? Certo capo, nessuno si lamenta qui. Non ho sentito bene. Niente, davvero. Ti prendo in parola. I tempi sono un po' stretti. Scusate, ma possiamo andare al punto? Di cosa dobbiamo discutere, come prima cosa? Quanta roba! Vabbè, basta, mi sono rotto i coloni. Via. Andiamo a indagare sugli indizi. Controlliamo le scorte nel magazzino e i registri di battaglia della colonia. Andiamo anche a dare un'occhiata in giro in caso abbiamo dimenticato qualcosa. Se succede qualcosa vi faremo sapere. Ok.
Good to add more names. Shu. Potremmo dare un'occhiata ai vecchi registri di battaglia? Ah già, Fifi ha detto che sareste passati. Dammi un momento. Ok, ci ha inviato i dati. I see some relations have changed. Good to add more names. Andiamo a parlare alla mensa. I see some relations have changed. We could do with some food. Where should I start? Non c'è bisogno di girarci intorno, la colonia mia è strana. Adesso capisco perché non hai tanti amici. Ho controllato i loro registri di battaglia. Negli ultimi anni la colonia mia non è stata coinvolta in nessuna battaglia importante. E sarebbe comprensibile se fosse l'unica cosa, ma... Ma non possiamo fare quel tipo di indagine di cui hai parlato prima, no? Siamo al punto di partenza, allora? Forse, ma quel che ha attirato la mia attenzione è stata la, per così dire, mancanza di sprechi. Senza grandi vittorie o sconfitte, non solo il livello della cronofiamma è rimasto costante, ma non c'è stata alcuna variazione nella catena di rifornimento della colonia. E quindi... Cosa vuol dire? A parte che Fiona e gli altri si sanno difendere bene? Beh, devo dire che all'inizio non mi hanno dato proprio quell'impressione. Li abbiamo sentiti parlare, non discutono molto di allenamenti e di strategie. E il ricambio delle truppe? Avete visto il giardino? Non sono tutti molto giovani? E poi quelle lunghe assenze della Consul? Anche ignorando la precarietà generale, i risultati militari non potrebbero garantire questo tipo di stabilità della colonia. A pensarci bene, Fifi ha detto che il grado della colonia è rimasto sempre lo stesso. Già, e anche la questione della cronofiamma finta è strana. Non posso non chiedermi quale fosse lo scopo di quell'inganno. Pensavamo fosse ingannare i nemici, ma... I soldati di qui non sanno niente, le informazioni non sono false, non vengono proprio fornite. Non sembra un problema per Fiona e gli altri, ma al lato pratico non è per nulla vantaggioso. Giusto, infligge su Fiona e i suoi più che sui nemici. Cosa ha detto Tallo? Qualcosa sull'essere sempre preoccupati. Aspettate, fate uno sprazzo di passo indietro. State dicendo che per tutto questo tempo la Consul ha cercato di ingannare la colonia Mew? Un'altra cosa non mi torna. Fiona e gli altri non vi ricordano qualcuno? Non credono a niente che non possano vedere di persona. Sono convinti che combattere sia tutto. Come noi facevamo una volta? Esatto. Sono così occupati a pensare a quello che hanno sotto il naso da non riuscire a vedere nient'altro. Nel caso della colonia Mew, sembrano interessati solo allo stendardo che Fiona porta. Quello è vero. Quando si parla di Fiona, sono subito molto coinvolti. Pensate che qualcuno li stia usando? No, la questione non è se siano usati o meno. Immagino che anche noi stiamo vedendo solo quello che vogliamo vedere. Scusa, mi sto annoiando da morire sta missione. Per questo Fiona è stata fatta comandante, perché è comoda per nascondere qualunque cosa ci sia di sconveniente. Se la Consul si è sforzata così tanto per organizzare questa cosa, ci può essere solo un motivo. La Consul tradisce la colonia Mew. L'attacco che abbiamo interrotto deve essere stato parte del suo piano. Allora dobbiamo avvertire Fifi immediatamente. All right, let's get going. Time's a wasting. I see some relations have changed. Oh no. Oh no. Che succede? L'occhio.
Li ride. È come la colonia 4. Un altro Mobius che cerca Larissa? Merda. Ehi, che ti succede? Scusami, amico. Non preoccuparti, si riprenderà. Ma ora... La console di Mew. Eri tu, vero? La vita reale è così noiosa, vero? Ecco perché nessuno ci fa caso. Preferiscono correre dietro a sogni e illusioni. Sareste dovuti rimanere nel vostro sogno. Perché hai fatto una cosa simile? Quando qualcuno a cui tieni sta soffrendo, vuoi essere forte per lui. Quel desiderio e quella tristezza creano un'ottima fiamma. È per questo che hai organizzato tutto quanto? Tramato con i Kevis, sacrificato tutte quelle vite? Solo le avversità possono avvicinare gli esseri umani. È successo lo stesso a voi. Basta sprazzate. Come hai potuto fare questo, Fiona? So benissimo quel che ho fatto. Ma Fiona non ha mai mollato. Non ha mai permesso che fosse solo un sogno. La purezza delle sue intenzioni elevava il morale a tutti. Il bisogno di supportarsi a vicenda. Lo ha insegnato anche a me. Davvero commovente. Beh, eccoti un'altra lezione. Che fai? È mia amica. Anche se è cattiva, è pur sempre mia amica. Alzati. Puoi fare meglio di così. Per favore, alzati. Farai tutto quello che puoi per gli altri, vero? Farai tutto ciò che puoi e anche di più. Basta. Combatterò per te se lo vuoi. Combatterò al tuo fianco contro qualunque cosa ti renda triste, Irma. Ma per favore. Smettila di chiamarlo un sogno. Ehi, non deludermi così. Hai già preso la tua decisione. Hai scelto tu ciò che volevi vedere, tutto da sola. Quanto pesa quello stendardo? Quante vite ti pesano sulle spalle? Ti prego, basta. Tutte le loro speranze, volevi portarle avanti, vero? Dicevi che non avresti mai ceduto. Tu hai detto che saremmo sempre stati insieme. Piangere non cambierà la verità. La verità è che i tuoi amici sono morti. E li ho uccisi io. Top. Povera cazzo.
Non dovresti piangere. Mi dispiace. Eri mia amica. Ma non ho potuto salvarti. Tu sarai sempre mia... Irma? I see some relations have changed. Ecco dove era la cronofiamma. Come abbiamo fatto a non vederla prima? Senti, non sono molto bravo con le parole, ma volevo dirti... Sono sicuro che anche lei era una persona complicata. Non perdonerò mai Irma per ciò che ha fatto. Non potrò mai perdonarla. Ma se non l'avessi incontrata, non sarei la persona che sono oggi. Mi ha insegnato molto. Promettimi che non soffrirai da sola, ok? Se non ce la fai a sopportare questo peso, puoi venire da me. Se hai bisogno di lamentarti, imprecare, insultare qualcuno, io sono la persona giusta. Spazzerò via tutti i tuoi problemi. Puoi fidarti di questa testa di tacchino, ok? Sempre il solito tallo. Mi ha svegliato, Irma intendo. Ha fatto in modo che ti vedessi. Non riuscivo a muovermi, ma ho seguito ogni tua parola. Forse non voleva lasciarti da sola. Ma allora perché? Perché fare una cosa così? Dovrei essere io la testa di Taki, non Irma. Io voglio saperne di più su questi Mobius. Devo sapere cosa voleva Irma. Mi lascerete combattere al vostro fianco? Non vedo perché no. Sei già nostra amica, Fifi. Non dimenticare mai quel che stai provando ora. Credo che ti darà forza. Già, non lo dimenticherò, mai. Andiamo. Completata. Fiona. Classe portabandiera, ruolo, cura. Guaritore unico, conferisce bonus casuale agli alleati e può potenziare l'intero gruppo con le sue tecniche. Buono.